Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Proste. Oggi è venerdì 3 giugno 2011, sono le 22:06. I mercati hanno appena concluso la settimana finanziaria, ci sono ancora i futures statunitensi aperti e chiuderanno come sappiamo alle 22:15, ma ormai sostanzialmente i giochi sono fatti e quindi ne approfitto per darvi il benvenuto, come sempre, alla nostra videoanalisi settimanale. Dopo la scorsa settimana, che appunto era stata da me identificata come una settimana di transizione, quella appena conclusasi ci ha mostrato un'evoluzione dei temi proposti settimana scorsa in un senso che sicuramente è in qualche maniera inaspettato. Andiamo a vedere che cosa è successo. Ricorderete come settimana scorsa avessi concentrato l'attenzione su questo range che ci dava un pochino la cifra di quello che era accaduto dopo le discese che inevitabilmente avevano caratterizzato l'ultimo periodo, quindi a partire da questo mese di maggio, che è stato, lo vediamo molto bene qui, dall'appena concluso il mese di maggio, molto negativo. Poi c'era stato questo consolidamento che avevamo ben identificato qui sul DAX. E che cosa è successo poi? È successa una cosa stranissima, che c'è stata una rottura al rialzo, un rialzo se volete anche positivo, nell'ultima giornata di maggio, rispetto alla congestione stessa, a cui è seguito immediatamente il 1º giugno e anche nei giorni successivi, dove fino a pochi minuti fa, con i mercati ancora aperti, sostanzialmente la negatività aveva dominato anche la giornata odierna. C'è stato sì un recupero sul finale, ma lo ripeto, niente di eclatante. Lo vediamo qui, dopo la discesa c'è stato un recupero, una chiusura, se volete, in lieve territorio, diciamo positivo o invariato, ma lo ripeto, nulla di che. Quindi, in buona sostanza, la notizia di questa settimana è stata rottura al rialzo della congestione degli ultimi giorni, rientro pesantemente in congestione, quindi quello che ci fa classificare la rottura stessa rialzista come una falsa rottura, un proseguimento della discesa con proprio oggi una tentata rottura a ribasso della congestione, ma che il recupero finale ha portato il mercato a chiudere nuovamente entro quell'area di congestione che ormai trattiene il mercato da diverso tempo e sulla quale dovremo anche nella settimana ventura concentrare la nostra attenzione. Questo è il DAX. Vediamo rapidamente gli altri indici, vedete la situazione è molto simile, Eurostoxx era in laterale. Rottura al rialzo della lateralità segnalata settimana scorsa, il giorno 31, e il giorno dopo, il 1º giugno, di nuovo discesa molto forte, molto decisa, in piena congestione, un proseguimento al ribasso. Nella giornata di oggi a venerdì, una rottura al ribasso della congestione stessa, con successivo rientro nella stessa e chiusura interna. Quindi due false rotture in buona sostanza anche qui. Una rialzista a inizio settimana e una ribassista oggi nella giornata di venerdì. Quindi, di nuovo, anche sull'Eurostoxx, attenzione a quest'area di congestione che si sta rivelando molto turbolenta. Teniamo comunque presente anche qui che in tutto il mese di maggio sostanzialmente c'è stata una decisa negatività del mercato che poi si è riproposta anche questa settimana dopo che il 1º giugno quel rialzo aveva fatto in qualche modo ben sperare, ma il rientro, scusatemi, il 31 maggio, il rialzo, il rientro in congestione del 1º giugno ci ha fatto abbandonare appunto le speranze di recupero. Recupero, lo ripeto sempre, non solo dei mercati finanziari, ma anche dell'economia in generale, visto che la situazione purtroppo resta ancora fortemente compromessa. Andiamo a vedere la situazione negli Stati Uniti, S&P 500. Situazione analoga, anche se ricorderete che negli Stati Uniti quella che era una congestione in Europa aveva un'inerzia rialzista, anche qui c'era stato un proseguimento dei rialzi e poi le decise forti discese iniziate il 1º giugno. Iniziate il 1º giugno è che negli Stati Uniti, nella giornata di oggi appena conclusasi venerdì 3 giugno, hanno mostrato una più spiccata negatività, perché attenzione, notate bene qui sull'S&P 500 come la chiusura quasi sui minimi, il mancato recupero nella fase finale ha portato quest'indice americano a rompere quella che si poteva identificare come area di congestione. Ma qui attenzione, perché sappiamo bene come i mercati americani avessero sovraperformato quelli europei, particolarmente nell'ultimo mese, lo vediamo qua nel mese di maggio. Invece,
La negatività più forte che hanno mostrato, soprattutto nella giornata di oggi, venerdì, pone un'altra tematica, che è quella dell'eventuale riallineamento rispetto alla sovraperformance del mese scorso. Mi spiego. L'Europa, lo ripeto, ha il mese scorso sottoperformato gli Stati Uniti, che in qualche modo tenevano, pur essendo, lo vediamo qui, negativi. La discesa di questa settimana, innescatasi il 1º giugno e proseguita fino a oggi venerdì, con una chiusura negli Stati Uniti negativa rispetto a quella europea, che, lo ripeto, è sostanzialmente invariata, e lo abbiamo visto grazie al recupero che c'è stato sul finale. Ecco, questo pone una divergenza, o meglio, la risoluzione della divergenza, perché sembra che gli Stati Uniti vogliano o si stiano riallineando alla negatività europea, cioè è in qualche modo. Sembra che la negatività europea abbia coinvolto anche gli Stati Uniti che con quest'ultima discesa, e lo vediamo ancor più sul Nasdaq, oggi venerdì e chiusura quasi sui minimi, ha in qualche modo portato i mercati americani a piegarsi alla forte negatività europea che per tutto il mese di maggio avevamo già vissuto e che in America in qualche modo non era ancora giunta in modo così pesante. Quindi riassumo le tematiche da osservare nella settimana 21. La prima e più importante, in Europa teniamo ben presente la congestione e teniamo presente il fatto che questa settimana c'è stata prima una rottura al rialzo, rientrata, poi una rottura al ribasso nella giornata di oggi venerdì, rientrata anche lei. Negli Stati Uniti, attenzione, perché le discese di quest'ultima giornata, che ha chiuso la settimana di venerdì, che hanno portato soprattutto il Nasdaq, che ha sempre ulteriormente sovraperformato il mercato, a chiudere sui minimi, potrebbero farci pensare ad un riallineamento degli Stati Uniti sulla negatività europea che, ripeto, la faceva da padrone da molto tempo. Quindi, tematiche chiare per la settimana entrante, sicuramente un mercato movimentato a dispetto della festività, che qui in Italia era dovuta appunto ai festeggiamenti del 2 giugno. Attenzione, settimana prossima, ripeto ancora le due tematiche, la congestione rotta 2 volte e con false rotture in Europa e la negatività statunitense che è partita il 1º giugno e che nella giornata di oggi, venerdì 3 giugno, si è conclusa con un'ulteriore appunto negatività.